Allora, ricominciamo. Buonasera a tutti. Questa, l'evento doveva essere all'aperto, ma visto il tempo siamo qua al chiuso, però comunque c'è sempre, ci sarà sempre la presentazione. Allora, oggi, scusate che con i microfoni, come vedete, non sono ancora esperto. Vabbè, comunque, allora, oggi presentiamo Isabella per il suo nuovo libro. E Isabella è, adesso facciamo l'elenco perché qua se no, tanto vabbè, comunque autrice, copywriter, presentatrice di eventi e letterari, social manager e autrice di altri due libri bellissimi. Il primo è Non ho tempo, racconti brevi per trovarlo, e poi un saggio che qua è necessario leggerlo, che è Implicazioni delle scoperte aerospaziali sulle relazioni internazionali durante la guerra fredda. Madonna, hai detto così senza fiato? L'abitudine della scuola, quindi. Sì, allora, questa volta la moderazione la faremo io e Jenny e presenteremo il suo nuovo libro Donne dannate, la cui edito da FD Edizioni, e la copertina realizzata da Jenny Perron di Talenti Digitali, e ringraziamo il fotografo Ruffini per aver concesso la fotografia per la copertina. Allora, come prima domanda io ti farei subito poi la bruciapelo. Allora, hai iniziato con un libro di racconti brevi, poi un saggio di relazioni internazionali e adesso un romanzo. Come mai hai fatto questa scelta di percorso letterario? Ecco, adesso ci arrivo anch'io, c'è il mio problema. Come si tira su? Ma un po' più semplice, no? Beh, io parlo così, intanto mi sentite. Sì, okay. Beh, intanto ringrazio sia Jenny che Frederick perché mi hanno presentato oggi, e Brivio Libreria per aver organizzato l'evento, e ringrazio i presenti perché ci sono un sacco di amici, la mia famiglia, dei miei colleghi e anche dei miei alunni, e questa cosa mi rende un sacco felice, quindi grazie di essere venuti questa sera. Allora, questo è per voi. Allora, vorrei farla splendida e dirti che ho seguito il percorso letterario come la scuola classica richiede, quindi racconti brevi, saggistica e infine romanzo, ma in realtà non è che è stata una scelta proprio automatica e voluta, è venuta un po' da sé. Io, come ben sapete, chi mi ha seguito per non ho tempo sa che avevo scritto dei racconti perché mi piaceva molto scrivere, mi piaceva molto farlo nell'arco della giornata, i racconti lo permettevano, e non pensavo di pubblicarli, invece mi ha contattato un editore. Il saggio è stato qualcosa di naturale e conseguenziale ai miei studi, perché nella prima laurea ho studiato relazioni internazionali ed ero appassionata di corsa allo spazio, e quindi in quarantena non sapevo che fare, ho approfondito gli studi e ne è uscito un saggio. E invece il romanzo è stato qualcosa che desideravo da tempo. E quindi è stato un processo più che altro non voluto e immaginato dall'inizio, ma è successo, è capitato. Bene, allora, come avevi accennato poi sui tuoi post, anche sui social, il tuo libro è del genere pulp femminista con toni anche decisamente psicologici. La mia domanda è: perché la scelta di questo genere? Allora, sì, Donne dannate tante cose. Femminista perché non poteva essere altrimenti, visto che era scritto da me, quindi non c'era un'altra scelta. Psicologico perché mi piace molto scrivere sia per immaginare realtà diverse, ma mi piace anche molto indagare a modo mio sul pensiero delle persone e sul motivo del loro comportamento, mi diverto. È un gioco. E invece pulp perché il tema, che poi magari lo approfondiamo, lo richiedeva assolutamente. Bene, allora, visto che abbiamo parlato adesso in generale del romanzo, ci puoi dare senza troppi spoiler, dirci cosa racconta il libro? Certo, anche perché è tipo arrivato oggi, quindi nessuno l'ha ancora preso in mano. Allora, Donne dannate parla principalmente di due donne, Elizabeth e Beatrice,
molto diverse tra loro. Elizabeth è una donna carrierista, una femme fatale, una donna irraggiungibile dal punto di vista sentimentale. Lavora per una nota casa di moda, Louis Vuitton, fa la visual merchandiser, quindi si occupa praticamente della gestione delle vetrine e dell'organizzazione all'interno del negozio, ha un ruolo molto importante. Invece Beatrice è una donna molto dolce, anche lei molto bella, ma non ne è consapevole. Una donna molto timida, che ha una relazione da tanti anni, è sposata e è infelice, ha dei malesseri psicosomatici che non riesce a capire. Ed è infelice perché di fianco ha un uomo narciso, riassumiamola così. E queste due donne si incontrano dallo psicologo, entrambe per delle frustrazioni personali, nasce un'amicizia, tra di loro nasce anche una sorta di attrazione e decidono di sfogare le loro repressioni, le loro frustrazioni, torturando gli uomini. E siamo a Bruxelles, siamo nella città dei locali altolocati, nella città della continua pioggia, nella città delle avventure e insomma andiamo un po' al contrario, decidono di divertirsi e sfogarsi in questo modo, ma ovviamente le cose cambieranno molto presto e ce le svelerà poi lo stalker di una delle due, di Elizabeth, della carrierista, che è il narratore esterno, che si chiama Alfonso. Bene, e naturalmente Donne dannate, come ci avevi accennato, era riferito ad alcune opere letterarie. Cioè, hai preso spunto per il tuo libro per alcune opere letterarie. Ci puoi raccontare quali sono? Beh, da buona scrittrice sono ancora più buona lettrice e quindi mi sono ispirata a dei classici che ho sempre amato, a cinque grandi classici in particolare, da cui ho preso ispirazione. Donne dannate, il titolo deriva da Femme damnée, poi diventato Le Fleurs du Mal di Guy Baudelaire. Poi abbiamo anche Rapporto all'interno tra le due donne, che si ispira molto a Baudelaire. Poi c'è di sicuro L'ironia trasversale a tutto il romanzo, che è tipica di Wilde, tipica anche del Ritratto di Dorian Gray. Mi sono ispirata per i personaggi maschili Alfonso e Andrea, senza andare a svelare troppo, che sono i classici Netti a vivere di D'Annunzio. E poi ho dedicato un incipit che prendeva spunto e ispirazione da Lolita di Nabokov. Quindi l'ho proprio dedicato ai libri che ho sempre amato. Benissimo. E allora, adesso ci abbiamo Jenny. Prendo, passo la parola a Jenny. Beh, ringrazio anch'io Isa e anche Fred, perché in realtà Fred è sempre molto umile, ma anche lui praticamente fa parte di Talenti Digitali, quindi è un momento bello anche poter portare, insomma, anche questa versione, no, di Isa, quindi di Isabella Rosa Pivot, direi. E quindi ringrazio Fred per la presenza, anche per tutto il lavoro che ha sempre fatto per Talenti. Isa, prima abbiamo parlato dei personaggi femminili, Donne dannate, donne. Io inizio leggendo un piccolo pezzo della prefazione, perché devo dirti che quando tu mi hai passato il libro, la cosa che mi ha piacevolmente stupita è stata proprio la prefazione. E quindi vorrei leggere un pezzo, se a tutti va bene, insomma, perché a me piace molto leggerli un po' i libri, no? Perché alla fine è il libro, quindi parto. Mi devo scusare con te, lettore che hai deciso consapevolmente di addentrarti in questo rovo di spine, che solo due donne potevano rendere tanto intricato. Devo domandarti perdono se ho deciso io stesso di farti da guida, senza chiederti alcun permesso. Meditiamo spesso molto di più di quanto ci viene riconosciuto. Sono il primo a patirne, ahimè. Purtroppo non v'era nessuno di più oggettivo o emotivamente stabile per poterti condurre in questa storia, poiché alcuno, oltre a me, ne ha ancora conoscenza. È mio dovere renderti partecipe dell'amabile follia di queste due donne, prima che il mondo scopra la verità e sciupi la loro crudele bellezza. Prometto però di essere il più fedele possibile agli avvenimenti che ancora oggi mi rendono un uomo degno, perlomeno, di considerazione. Ti chiedo in cambio di non giudicarmi e abbandonare il verdetto a favore di una più umana pietà. L'amore ci piega, ci deforma, rendendoci meri schiavi delle nostre pulsioni. Ora ti starei chiedendo ardentemente chi io sia. Ebbene, ancora non posso svelartelo, mi andrebbe della mia sicurezza. Puoi chiamarmi Alfonso, e mi fermo qui. Inizia Alfonso in questo libro di donne,
Quindi Alfonso è la voce narratrice, quindi perché mi ha stupito questa prefazione? Di solito la prefazione viene scritta o da un collega o dall'autore che si firma in un'altra maniera. Invece tu dai subito la parola al personaggio, partiamo subito. Come mai questa scelta di dare in mano appunto inizio, no? Che poi è importantissimo perché è quello che permette di decidere al lettore se continuare a leggere o no il libro. Almeno non so, io molte volte leggo la prima pagina e dico vabbè, ciao. Quindi chiedo a te come mai questo Alfonso, che Alfonso, raccontaci Alfonso, e perché la scelta appunto di dare subito in mano la prefazione a un personaggio. Una bellissima domanda, molto complessa, più che altro da sintetizzare. E prof, mi fa un'altra domanda, questa non sono pronta, non ho studiato. No, a parte gli scherzi. Alfonso sì, è la voce narratrice, appunto lo stalker di Elizabeth. Ed è un personaggio molto particolare perché è un uomo di grande cultura, ma appunto un inetto, cioè non riesce a ritrovarsi all'interno della società contemporanea. Non riesce a trovare il suo posto, il suo quadro, e inoltre anche, essendo uno stalker, non è che è proprio sanissimo, cioè proprio bene non sta, insomma. Lui praticamente è la parte oggettiva, cioè permette di raccontare in maniera esterna, alternato a Elizabeth e Beatrice che comunque raccontano di se stesse, in maniera esterna oggettiva quello che sta avvenendo, anche perché il libro vira verso la fine su una sorta di giallo, non tutto è come sembra, e un po' il messaggio che in realtà volevo trasmettere con questo libro, i messaggi, perché sono due, è che in ognuno intanto c'è sia il bianco che il nero, quindi in ognuno c'è sia il lato positivo che il negativo, e soprattutto il fatto che dovremmo sdoganare un po', a mio parere, l'uguaglianza attraverso la cattiveria. Mi spiego meglio. Indipendentemente dall'etnia, dalla religione, dal genere, da qualsiasi distinzione possa venirvi in mente, per poter valutare una persona bisognerebbe valutare in base alle proprie azioni. E da quello definire se una persona buona e cattiva, limitarsi a questo. E quindi ho cercato un po' di togliere tutti questi stereotipi che si creano e che ci sono sempre stati anche nel cinema e nella letteratura, quindi la donna che diventa cattiva solo perché ha subito determinati traumi, perché si deve vendicare di determinate cose, la figura che magari è quella minoritaria e quindi non può essere cattiva, e invece proprio perché può essere cattiva che viene messa al pari di tutte le altre, secondo la mia opinione. E Alfonso è un po' il tramite, il traghettatore tra questo mio messaggio e il rapporto tra Elizabeth e Beatrice, che poi è il rapporto chiave. Sì, io leggendo questo libro ho pensato a Thelma e Louise, in senso positivo ovviamente, no? Perché a livello proprio cinematografico mi è venuto anche questo. E sì, comunque 10 lode per la risposta. Leggo ancora qualcosa perché... Vabbè, dai. Partirei con tu praticamente nei primi due capitoli, vi dedichi proprio alla descrizione, quindi il punto di partenza di queste due donne, no? Chi sono in questo momento, cosa gli sta succedendo. Mi piace molto come hai descritto, che poi la descrizione è fondamentale in un romanzo, no? E quindi anche qui leggo due righe, così gli facciamo venire la curiosità. E questa è la donna. Elizabeth, capitolo 1. Elizabeth. Sono due le donne della nostra storia, Elizabeth e Beatrice. Elizabeth, con la T e la Z, che invitano a un guizzo veloce della lingua, a sbattere prima sul palato per infilarsi poi tra i denti. La donna del desiderio per ogni netto che si rispetti. Elizabeth, la lingua pizzicata nel sorriso, è l'amore della mia vita. Beatrice, piccolo germoglio della pelle fragile quanto l'animo, è il mio senso di colpa, la mia sconfitta più grande e imperdonabile. Ma è inutile indugiare ancora, è ora che ti presenti coloro che hanno cambiato la mia esistenza e forse modificheranno la tua visione del mondo.
Quindi tu inizi col capitolo 1 e subito metti in evidenza queste due personalità comunque totalmente contrapposte, che poi si incontreranno e insomma inizieranno questa avventura. Quindi parti subito con una descrizione che punta molto sulla parte psicologica, perché questa scelta di queste due figure che sono due mondi opposti, proprio il bianco e il nero, no? Quindi non grigi, bianco e nero. Perché era molto più facile per rendere attraverso l'estremizzazione la caduta degli stereotipi, paradossalmente, cioè portandole all'estremo opposto. E Beatrice in particolare rappresenta tantissime cose, perché Beatrice rappresenta la donna che non si sente pronta a diventare madre, rappresenta la donna che non riesce ad accettare la sua dolcezza e la sua empatia, ma la vede quasi come una debolezza. Cosa che non è. Quindi rappresentano tutto quel genere femminile che spesso viene bistrattato, considerato come debolezza, in realtà è la nostra forza. Invece Elizabeth rappresenta un po' l'ideale a cui spesso si punta, quindi a quell'aggressività che ammiriamo, ma che nasconde anche molte luci scure, perché anche Elizabeth non è felicissima della sua vita. E vorrebbe di più, sempre di più, in una smania di volere che non la rende mai contenta di se stessa e non la fa mai fermare a ragionare su se stessa. L'analisi psicologica era importante perché volevo far capire al lettore come si è arrivati alla scelta delle azioni di queste due, cioè non è che si sono svegliate così un mattino, ma ci sono comunque arrivate per un susseguirsi di questioni, per un susseguirsi di aspettative mancate, delusioni, illusioni, sofferenze, per una società, perché qui non è un qualcosa che parla contro gli uomini, anzi. È la società che ti impone di essere in una determinata maniera ed entrambe non si rendono conto che stanno seguendo quella linea lì ed è questo che le rende infelici e quindi arrivano a sclerare propriamente ed andare contro, fare l'opposto pur di opporsi a questa situazione che non riescono più a gestire. Io ho un debole per Beatrice, lo dico subito. E leggo qualcosina anche su Beatrice per giustizia, per non farti perdere il video. Adesso ti facciamo fare i podcast, preparati. Sì? Te li faccio registrare. Una vita monotona la sua, perpetrata senza alcuna coscienza e controllo. Era fondamentalmente una ragazza triste. Me ne accorsi subito al primo sguardo. Dal modo in cui si levava il cappotto e si scusava per l'attesa del mentre. Questo passaggio mi è piaciuto tantissimo perché nel raccontare questi gesti la descrivi proprio, no? Quindi l'ho trovato molto bello. Capelli neri, lunghi e ricci, brillanti e sempre perfettamente pettinati. Li contorceva con un tic nervoso circa ogni 10 minuti, la tenera Bea. Come posso descriverla? Era bella, ma non di quella bellezza che fa girare gli uomini per strada. Era bassa, morbida, con un viso fine e un naso per nulla piccolo, ma che le donava nonostante tutto. Portava gli occhiali rotondi e giganteschi, in grado di nascondere buona parte dei tratti sottili del suo volto e rimarcarle ancor più il naso pungente. Presento Beatrice. Questa è Beatrice. In realtà volevo collegarmi alla domanda di prima e dirti appunto che aveva fatto anche un po' Fred rispetto all'idea del fare, di partire da un romanzo psicologico per arrivare a un finale che poi in realtà diventa un giallo, perché è particolare come scelta, no? Perché un percorso di questo tipo all'interno di un romanzo? Avevo questa storia in mente da tanto tempo, non sapevo come svilupparla e finalmente poi l'anno scorso e l'anno precedente mi sono messa a lavorarci e era partito come un romanzo nettamente psicologico, però non mi soddisfava appieno la chiusura, nel senso che volevo un'evoluzione dei due personaggi proprio per il messaggio che ti ho spiegato prima.
e è arrivato naturalmente il finale giallo, nel senso che ci sono molte scene che non ci si aspetta, molti colpi di scena, e ci sono persone che pensiamo di aver capito, come nella realtà, e in realtà non è così. Quindi forse è giallo, ma in effetti rimane ancora un po' psicologico, perché quante volte ci capita di pensare e di partire dal presupposto di conoscere una persona e poi di ritrovarci con qualcun altro di fronte. Sì, concordo. E quindi, un'altra domanda che eravamo un po' in dubbio se farla, Isa, questa cosa, però io provo a metterla, perché secondo me è importante, provo a metterla un po' grigia, sui grigi, né bianco né nero, così magari riusciamo a parlarne. E, a un certo punto arriva il tema della maternità, no? Lei è un po' già accennato prima, no? E, la donna che deve partorire, nel senso che deve comunque diventare madre, ecco, diciamo le cose come stanno, diventare madre, perché nel modello la donna, comunque sia, nella retorica, la donna deve diventare madre. In realtà lei non lo vuole questo momento, quindi c'è una crisi all'interno di questa coppia e lei che vive malissimo questo momento. E secondo te siamo ancora legati come società a questo modello di donna? Questa domanda la faccio perché Isa è molto attenta ai temi femminili, so che è una cosa che lei ha sempre portato tanto avanti, e quindi sfrutto un po', non sono stupita, insomma, quando l'ho letto ti ho ritrovato, e ti chiedo se secondo te, ecco, questo è un tema delicato, ma se secondo te c'è ancora questo modello di donna per cui, insomma, se non diventi mamma ci devi sentirti un po' fallita, no? Perché poi è questo il tema, no? Io non voglio figli e quindi allora sono fallita per la società. Rientra nel tema del discorso di prima sulla società, nel senso che sì, secondo me c'è, ma c'è su tantissimi ambiti. C'è questa sottesa aspettativa continua per ogni persona diversa su cosa dovremmo fare, su cosa dovremmo avere, cosa dovremmo dire, come dovremmo completare la nostra vita e soprattutto in che tempi. Perché poi ci sono anche i tempi, non è che dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo farlo anche entro un determinato periodo. E ho affrontato questo argomento proprio perché lo trovo pesante, cioè volevo trasmettere la necessità, secondo me ormai nel 2022, di ritrovare una libertà di essere un po' quello che ci piace, cioè di essere e fare quello che sentiamo. E la maternità rientra in questo discorso, nel senso che è bellissimo quando qualcuno lo sente, ma non è per forza obbligatorio che lo sentano tutti, cioè non è necessario. Ci sono persone che non hanno questa necessità, non hanno questo istinto e va benissimo così, e dovrebbero avere la libertà di poter semplicemente non far nulla, banalmente, e non recherebbe male a nessuno. E l'ho affrontato attraverso Beatrice perché suo marito ricerca un determinato status in continuazione, quindi per lui appunto l'opinione della società ha un certo valore, e dopo matrimonio, figli, insomma vuole le cose fatte in una certa maniera, e Beatrice in realtà era convinta di volerlo da sempre, perché era questo il messaggio che le arrivava in continuazione. E da lì iniziano i suoi problemi psicosomatici, che lei all'inizio non comprende, non capisce da dove arrivano. Poi, grazie anche all'aiuto di Elisabeth, capisce che in realtà in questo momento non si sente pronta, che non è neanche una negazione assoluta, ma in quel momento non le interessa. E una volta capito questo, ovviamente la crisi va in coppia, perché va in crisi, scusate, la coppia va in crisi, ma ce la faccia, perché giustamente si basavano su un obiettivo, intanto che coppie, e non su loro stessi, e quindi per forza crolla tutto il castello. E qui io leggo un pezzo che è quello poi da cui è nata la domanda, è stata la domanda, sì, tra l'altro su Beatrice secondo me è perfetto questo momento di crisi, no? Cioè questo momento in cui Beatrice accontenta sempre il marito, accontenta sempre il compagno, qualsiasi cosa succeda, e lo fa in silenzio, tra l'altro, no? Cioè, questi suoi pensieri poi arrivano dopo, quando lui è fuori di casa, non quando lui è in casa. Sì, che l'ho letto. La serata si rivelò esattamente come l'avevo immaginata. La delusione di Rick riempì la casa.
Sapere che anche questo mese non ero rimasta incinta lo portò quasi a lacrimare. Mi sentivo in colpa, tremendamente inadatta e al contempo furibonda. Il suo dolore passava sopra ogni cosa, i miei crampi, la mia giornata, Beatrice stessa. Ogni tanto era come se il figlio lo avesse voluto indipendentemente da me, non con me. Avrei voluto urlargli in faccia, farlo sparire per una sera, pur di non vedere quell'aria afflitta che mi ricordava la mia inettitudine biologica. E qua la descrive benissimo, no? Quando lei dice l'importante era che lui avesse questo figlio, forse non era neanche importante che fosse il prodotto di noi due, no? Che fosse il risultato di un percorso di coppia, una coppia riconosciuta nelle due identità. Quindi la trovo molto bello il passaggio, secondo me. È anche un tema, secondo me, di grande attualità. Ho sentito molte presentazioni di libri in cui si è parlato anche di questo tema, del fatto di quando una donna magari perde un figlio, di come si senta appunto fallita, no? Quindi per quello abbiamo aspettato un po' fino all'ultimo prima di decidere se farlo o no questa domanda, ma secondo me è importante. E, beh, poi che dire, secondo me io ti chiederei qual è stato il momento in cui hai scritto, il momento in cui proprio hai posato la penna, anche se lo so che l'hai fatto a computer, però la penna è la penna, e hai detto wow, questo mi piace, è proprio bello, è il momento in cui sei andato in crisi, perché c'è sempre un momento in quando si scrive un libro in cui l'autore va in crisi, cioè si ferma e dice oddio no, rifaccio tutto. Quindi questi due momenti. Beh, diciamo che il momento in cui ho letto wow, ho scritto una cosa fantastica non mi è molto arrivato, nel senso che sono una persona molto... Pezzettino sì, però sono sempre ipercritica e quindi cerco sempre il migliore. Devo sapere qual è quel pezzettino, perché c'è quel pezzettino che dentro di te dici sì. Beh, di sicuro la chiusura. Nel senso che come inizia chiude Alfonso, e Alfonso mi è piaciuto tantissimo, tra l'altro vi devo confessare che due dei personaggi sono ispirati a persone vere che conosco, cioè ovviamente non corrispondono a loro, però sono ispirate. E, sono in sala, sono qua. No, mannaggia no. E Elizabeth è ispirata a una mia amica, che ovviamente non è proprio come lei e non si comporta come lei, ok? Però ha molti atteggiamenti simili, quindi l'ho presa molto come musa, ispirazione. E invece Alfonso è ispirato a un'altra persona che conosco, che è una persona di grandissima cultura, ma un po' di difficoltà a giustarsi nelle relazioni con il prossimo, e quindi me l'ha ispirato benissimo. E Alfonso voglio molto bene, nonostante sia anche lui non proprio sano di mente, psicopatico. Esatto. Però gli voglio molto bene. E lui alla fine... appunto perché crea questa continua ambiguità, dove in certi momenti lo si odia un po' e in certi momenti piace, verso la fine fa una bella azione. E quindi in quel momento mi è piaciuto molto, perché è stato un po' il riscatto di un personaggio che si credeva terribile, e invece i personaggi che si credono fantastici poi non lo sono. Quindi quello è stata forse la parte che mi ha dato più soddisfazione. È il momento buio? C'è stato un momento buio? Il momento di crisi c'è stato, e c'è stato nell'azione vera e propria, nel senso che non è stato facile descrivere una tortura in maniera molto delicata ma intensa, cioè non volevo che fosse qualcosa di splatter volgare, e lì è stato difficile giostrarsela, nel senso che c'è stato un attimo di panico, di pausa, di ripresa, di revisione, è stata la parte più lunga, quella proprio dell'azione vera e propria. Bene, io direi insomma che Alfonso, devo dirti anch'io, l'ho adorato, infatti vedi che ho voluto aprire con lui perché lo trovo un personaggio davvero stupendo. E ripeto, mi ha stupito anche il fatto che hai dato subito la parola a un uomo, io mi aspettavo da te, e invece mi hai stupito con effetti speciali. Possiamo chiedere magari al pubblico se hanno delle domande, se vuoi aggiungere tu qualcosa di tuo, io più o meno insomma le domande le avrei finite. E soprattutto se magari sai già le prossime presentazioni, come ti muoverai eccetera. Quindi ci sono domande dal pubblico, curiosità rispetto alla scrittura di questo romanzo? Sì, c'è una domanda. Posso disturbare? Certo. Io prendo solo la valigia che prendo il
per farvi divertire dopo. Ma vi ho scioccato che siete tutti silenziosi o è un disagio da oddio non voglio far figuracci a fare la prima domanda? Perché l'hai chiamato Alfonso? L'ho chiamato Alfonso in onore di La vita di Gabriele D'Annunzio, perché è proprio Alfonso il personaggio, è un intellettuale inetto e visto che è una persona molto acculturata ci stava, che non è il suo vero nome in realtà, perché anche questa era parte del giallo, nel senso che poi bisogna capire chi è questo stalker che si rivela, e Alfonso è il suo nome in codice, chiamiamola così. Come definiresti il tuo libro in una frase? Bella domanda, mi hai messo in crisi, non so. Mannaia. Mi interrogo la prossima volta. Scherzi a parte. Come definirei il mio libro in una frase? Direi che ci sta l'ultima. È mio dovere renderti partecipe dell'amabile follia di queste due donne prima che il mondo scopri la verità e sciupi la loro crudele bellezza. E ha dato di nuovo la parola ad Alfonso, ve lo dico. Ma perché Alfonso è davvero un'altra domanda che viene a me così tra tutte queste avventure, perché poi appunto loro si incontrano, iniziano questo viaggio insieme, e tra l'altro è bellissimo perché Beatrice ci arriva più lentamente, no? Più lenta rispetto a Elizabeth. Uno dei momenti che ti è piaciuto di più scrivere tra loro due? Quel momento in cui ti sei proprio immedesimata lì, in quel momento, in quella situazione, diciamo, così spoileriamo un po' quello. Ma di sicuro il loro primo incontro, nel senso che poi loro dopo dallo psicologo sono andati a bere qualcosa, lì che hanno stretto amicizia. E lì mi è piaciuto gestirlo perché si è trasformato in quel dialogo tra loro in una cosa molto tra quello che sono e quello che vorrei essere. E spesso, secondo me, ci si sente così con Beatrice e Elizabeth. E non perché Beatrice sia meno, anzi, forse vale molto più di Elizabeth sotto certi aspetti, però non è consapevole, non è sicura e appunto ha quelle caratteristiche che spesso vengono bistrattate dalla donna, l'empatia, la dolcezza, che invece sono una gran forza. E quindi c'è un po' questa alternanza in cui ti senti quella timida, un po' a disagio in quella situazione come Elizabeth, che non sa bene cosa fare, intimorita dall'altro, e dall'altro vorresti un po' essere Elizabeth, che invece è sicura, spavalda, tutto sotto controllo, e insomma, si piace e sa di piacere. E c'era questo contrasto qua e mi è piaciuto molto scriverlo, perché lì c'è anche un po' di me. Abbiamo tutti un po' questo contrasto nell'arco della vita tra quello che siamo e quello che vorremmo essere, il nostro modello di riferimento. Allora dobbiamo dire che insomma tu appunto quando eri più giovinastra in realtà eri molto timida, no? Tante volte me l'hai detto, visto che hai degli alunni qua e credo sia anche bello raccontare di fronte a dei ragazzi che magari stanno vivendo un momento del genere il fatto che appunto insomma qualcuno magari che anche un insegnante è un essere umano e ha passato qualcosa del genere. Quindi lei mi racconta spesso di quando era alle medie, che era in realtà l'opposto di adesso, no? Nel senso molto timida, quindi diciamo anche fisicamente non... Lo sono ancora, solo che faccio come Rihanna in un'intervista che le hanno detto ma quando quei giorni non ti senti bene cosa fai? Faccio finta. È la stessa cosa, non è che adesso sono meno timida, solo che faccio finta, è semplice gioco. Si chiamano meccanismi di difesa. No, no, nel senso che poi è una certa, diciamo che passa in secondo piano, cioè il prima forse hai un po' più paura del giudizio degli altri, con il passare del tempo ti interessa più il giudizio che hai tu di te stesso, è quello che fa la differenza, però si raggiunge con il tempo, sì, non è che arriva così. No, per caso, perché non resta che salutare qui se non vogliono fare altre domande. Ovviamente Isa adesso è disponibile per chiacchierare con voi, per fare il firmacopie, che penso che abbiamo deciso di fare una presentazione anche un po' più veloce proprio perché secondo me è molto importante
lasciare lo spazio all'autore, all'autrice, l'autrice o l'autore, la, e comunque non riesco a dirla, faccio una domanda ancora. Io sono curiosa di sapere, quando ha iniziato il suo libro, era piena di passione, voleva continuare, ma gli è mai successo di arrivare ad un certo punto e dire che non voleva più continuarlo, come se per lei quel libro non valesse più niente? Guarda, è una bella domanda. Non mi è capitato con questo, ma mi è capitato quando scrivevo i racconti. Quello che tu chiami è, secondo me, e ce l'abbiamo un po' tutti, la paura di fare una sciocchezza. Nel senso che alcune volte, diciamo, è meglio fare una cosa e in questo modo sono tranquilla di non averlo fatto male, che magari metterci tutto a me stessa o me stesso. E poi alla fine, se viene male, mannaggia, vedi che ci soffri. E quella è un po' la paura. E indubbiamente non c'è la perfezione, quindi si sbaglia sempre e spesso non si può piacere a tutti, nella propria opera può piacere a tutti. Quindi mi è capitato con i racconti, però poi alla fine, stimolata dagli altri, ho continuato. Grazie al cielo avevo persone intorno. E io so che a te piace scrivere e il consiglio che ti do è di passarci sopra. Pazienza se poi non verrà come l'hai immaginato, non ha importanza, perché poi magari ti può sorprendere molto più di quello che pensi, ma di tentare lo stesso, tanto non è mai tempo perso, è sempre allenamento mal che vada, no? Altre domande? Sono venuti qua in realtà per aperitivo, ma credo. Okay. E quindi stavo dicendo, ma quando è che queste due finiscono? Perché siamo in una società in cui sai queste ordini, quindi io fare quella. Ci sono altre domande? C'è un'altra. È una domanda forse un po' banale, non so, perché io non scrivo di solito, sono in un altro campo. Ma il titolo del libro, che di solito è la cosa che prende la persona quando lo vede al primo colpo, com'è che l'ha scelto? Perché non è qualcosa che secondo me è da sottovalutare, secondo me. Assolutamente sì. Allora, il titolo io l'ho preso da ispirazione da Femme damnée di Baudelaire, perché prendeva proprio nelle Fleurs du Mal, poi trasformato, il titolo è stato cambiato per varie questioni, prendeva proprio queste due donne che avevano un rapporto un po' ambiguo una con l'altra e molto stretto tra di loro. E secondo me ci calzava perfettamente con la mia storia. Poi sono innamorata di Baudelaire e quindi mi sembrava giusto dare quel titolo che a lui è stato censurato, darglielo invece corretto. Okay, un tributo a Baudelaire. Yes. Chiama poco, insomma. Allora, se volete lasciamo spazio a Isabella Rosa Pivot, stasera voglio chiamarti così, Isabella Rosa Pivot, per fare il film a coffee, così potete anche stare a chiacchierare.